Colombia, ecco che il ruolo del consulente è proprio quello di in qualche modo incentivare ad aumentare quello che è l'importo, perché è ovvio che con 80 euro uno non si crea una pensione integrativa, si crea sì un discreto capitale, però è ovvio che se la situazione da part time, la mia situazione lavorativa diventa full time, è bene per la persona stessa decidere di aumentare questo importo. E l'importo viene, l'aumento viene appunto, entra in gioco quello che è il ruolo del consulente, proprio quello di consigliare la persona a crearsi un certo tipo di aspettativa dal proprio futuro e quindi garantirsi a scadenza un buon capitale che gli permetta di far fronte a tutte quelle che saranno le esigenze future. Ok, però io mi metto anche nei panni di un ventenne che dice: accidenti, però io qua per 30 anni come faccio? Se magari mi servono soldi, se non riesco più a pagare, cosa succede? Beh, cosa succede? Resta però fermo, ecco, cerca di essere sintetico perché siamo in dirittura d'arrivo. Resta fermo il fatto che nel momento di necessità, ovviamente la persona si trova in un momento di difficoltà, la persona può attingere a quella che è al capitale che fino a quel punto ha diciamo accumulato, quindi c'è anche questa possibilità. Non è che i soldi li vedrà a scadenza, come può essere per il fondo pensione, escluse diciamo le varie clausole per gli anticipi. Non è un prodotto così rigido come può essere il fondo pensione. Quello che no? Volevo appunto dire, che magari poi a questo punto riprenderemo la prossima settimana, era proprio questo, cioè una delle maggiori, delle più frequenti obiezioni, ma obiezioni, parliamo di paure più che altro delle persone di fare contratti a lungo termine, è quello di dire: ma sti soldi dopo li vedrò appena fra una vita, una cosa e l'altra. Non è vero, perché qualsiasi momento di difficoltà, necessità di soldi, non essere in grado di versare una cosa e l'altra, comunque verrà poi, cioè troverà la sua soluzione attraverso vari tipi di prodotti e di soluzioni. Io penso che forse siamo in dirittura d'arrivo e quindi diciamo che questo discorso lo riprendiamo la prossima settimana, sempre qui a Prevediamo, tornando probabilmente all'orario esatto delle 18.30. Matteo e Martino vi salutano e arrivederci a tutti. Arrivederci.